Buongiorno gente, giornata bellissima, sto per partire tra poche ore e vado a Napoli per girare e mi sono resa conto che ho finito il caffè. Oh mio Dio, quindi devo andare a trovare un posto. Oggi è Pasquetta, quindi non so se troverò Event Holiday, ma guardate che meraviglia. Stupendo. È proprio primavera qua a Londra. Guardate tutti i petali, che bello. E niente, vado a cercare questo posto, di solito è aperto, non so se oggi sarà aperto, considerando che è bank holiday, vediamo. Ma la vera domanda di questo video sarà: ma i napoletani come mi guarderanno? Come mi riceveranno? Perché non penso che abbiano mai visto una pazza così, no? Quindi ho un po' di dubbi, anche un po' di paura, non vorrei magari, non dico essere aggredita, ma sicuramente osservata pesantemente. Quindi lo testeremo e vedremo come reagiscono i napoletani. È aperto! Ma pensa a te. Coffee, ho bisogno di coffee, di caffè. Non vedo l'ora di berlo. Salute. Oh. Niente, caffè preso, sto tornando a casa. E tra poco esco. Odio volare, voi penso che lo sapete, ho una fobia. Ma quanto sono belli questi, boh, ciliegi giapponesi selvatici. A Londra è pieno. Guardate, sembra che sta nevicando quando cadono, io lo adoro. Mi sembra di vivere in un anime o in un manga. Oddio, è talmente bello. Guardate che bello. Many hours later. Come al solito la mia valigia pesa un sacco. Come al solito, e mi chiedo, ma cos'è che porto? Sarà skincare? Lo vedremo. Cara metropolitana di Londra. Sicuramente il suo fascino, ma quando si ha una valigia di 23 kg, un po' meno. E ovviamente per farla a me, giusto per la rottura dei coglioni, come sempre, quando si muove la Cristina, o ci sono uragani o cataclismi o tempeste, oggi, solo oggi, la linea Piccadilly è chiusa, quindi devo capire come posso arrivare all'aeroporto. Ragazzi, mi girano le palle in un modo che voi non avete idea, guarda, veramente. Ogni cazzo di volta che devo fare un viaggio c'è qualcosa che non va. Meno male che era l'anno dei pesci. Vabbè, a dopo. Sembrerebbe che c'è un bus che porta le persone all'aeroporto. Adesso vediamo. Niente, dopo mezz'ora sotto la stecca del sole, grazie a Dio avevo questo cappello, ci hanno offerto un autobus e andremo all'aeroporto così. Spero di non perdere il volo e vedremo, perché non sono mai andata all'aeroporto a Heathrow con l'autobus, quindi non so quanto tempo ci vuole. Con la metro è un attimo, però almeno quello ci siamo riusciti, grazie a Dio. Ancora un po' di tempo, sto cercando il terminal 3 e c'è sempre qualcosa che non va. Vabbè, non sono questi i problemi. Cioè, voi non mi crederete, ma ho appena scoperto una linea di profumi che non conoscevo, super esclusiva, che amo, Tiziano Terenzi. Tiziano Terenzi, se dovessi mai vedere questo video di YouTube, ti amo. Sei davvero un maestro, ogni profumo è unico, dal packaging alle fragranze. Oh my gosh! Un'altra linea che adoro sono queste, Edition de Parfum de Frédéric Malle. Frédéric Malmsteen! No, honestly, sono veramente fantastici tutti i profumi, unici, non commerciali per niente. Adoro veramente, adoro proprio. Se lo conoscesse, Diptyque è un'altra linea che io amo, la follia. Sono dei profumi molto particolari. Io usavo Dawson.
lì è molto floreale come un bouquet e l'acqua di fico che non vedo, filosico, speccato perché è una delle mie preferite. Ma lui, oh my gosh, adoro, amore, amore puro. Un'altra linea che adoro, che ho appena scoperto e che ho capito di amare, è questa Amouage. Vi faccio vedere. Il profumo è un viaggio proprio. Questo poi è fantastico, epico, infatti epic. Mamma mia, fantastico. Sono curiosa di provare questo. Sembra quasi una cosa sunshine. Proviamola, tipo marina. A few moments later. Alla fine ce l'ho fatta e sono riuscita a prendere l'aereo. Adesso mi sono fermata e sto mangiando. Mi sono fermata in questo posto che non mi ricordo più come si chiama, vabbè, una sorta di giapponese, coreano, insomma. Ed è molto interessante perché c'è il tavolo mobile, come si vede nei cartoni e nei film. Ho ordinato per fare in fretta dei dumplings, spero che arrivino perché c'è gente a cui il pranzo è arrivato molto tardi o non è arrivato. A few minutes later. Ah, ce l'ho fatta questa volta. Oh, is this mine? Yeah, it is. I think so, yeah. Qua è stato un po' un viaggio della speranza, sono arrivata a Napoli, sono già tipo le 8:30, sono esausta, però adesso voglio andare a mangiare qualcosa, però è Pasquetta, quindi devo vedere che cosa è aperto. Mi hanno detto di andare a San Carlo 17, vedremo. E così quella sera, anche se stanca e stremata, decisi di andare a mangiare a San Carlo 17. Mi sono trovata molto bene e mi hanno accolta come se mi conoscessero da tempo. Ho mangiato molto bene e mi sono fatta dei nuovi amici. Davvero una bellissima esperienza. Grazie, Napoli. Buongiorno amici, è prestissimo, perché non riesco a dormire fino a, che ne so, le 8, le 9, non riesco più. Comunque ieri sono arrivata qui ed erano già le 8 e passa, sono andata a cena da sola, sono in coma, mi sento raffreddata, non vi ho fatto vedere la camera, dopo magari ve la faccio vedere. Sto cercando di dormire, ma non riesco. Ho mangiato troppo, ho mangiato troppo, però ne valsa la pena. A dopo. Many months later. Stai zitto, uccello. Oh my gosh, tutta la luce solare che sta entrando, la mia pelle. Oddio, devo dormire da questa parte, c'è troppa luce. Non riesco a dormire. Non mi sento raffreddata. A few moments later. Ciao ragazzi, ho trovato la forza di alzarmi e sto uscendo con tanto di crema solare e cappello.
Spero che non mi guardino troppo male, perché sicuramente non sono abituati a vedere un individuo come me e cerco un posto dove bere il caffè e poi si vedrà. Sono abbastanza provata, sì. Non so se ho preso freddo ieri, non lo so, ma non ho dormito molto bene, sono stanca. Allora, sono riuscita a trovare un caffè. Dirvi che sono in coma è poco. Il caffè è buono, c'è un sacco di sole, ma non ho il coraggio di mettere questo cappello perché mi guardano tutti mega male, quindi non ci riesco. E niente, vedremo cosa farò, magari vado a vedere Palazzo Reale, non lo so. Ciao, a dopo. E così, dopo aver visto un po' di cose da vedere a Napoli, tra cui il Palazzo Reale, ho deciso di tornare in camera perché ero anche un po' stanca, ma soprattutto perché volevo farvi vedere il mio appartamentino. Vedrete, è davvero bello. No, no, non siamo a Rebibbia, non siamo al carcere, tranquilli. Sì, per la mia sicurezza, penso per la sicurezza di tutti, ci sono tante porte e tante chiavi. E chi mi conosce sa bene che io amo le porte. A buon intenditor, poche parole. Quindi, dopo aver fatto l'ennesima pila di scale, e wow, sexy girl! Ora vi mostro l'appartamento. Cosa ne dite? Dai, guardiamolo insieme. Welcome to Eccomi my qua! home. Wow, bellissimo! Potete vedere la cucina alla vostra destra. Ecco, direi di accendere le luci. Voilà! Poi abbiamo un tavolo sulla destra dove mangio di solito quando non sono al ristorante. Poi c'è un salotto. Il letto sta sopra, tipo a soppalco nel vuoto, una cosa assurda, ma mi piaceva davvero tanto. E poi un bagno, un ampio bagno proprio come Questo piace a me. mio appartamentino, carino, in una zona super centrale, figa di Napoli, via Chiaia, praticamente vicino a Palazzo Reale, vicino a tutti i monumenti fighi. E sono ancora a letto perché sono proprio in coma. Vi devo dire la verità perché ieri appunto sono uscita a cena, ho fatto tardi, avrò fatto tipo le 2:30, 3, così. Tipo, e sono stravolta, sono stravolta. Però, c'è un però. Oggi o massimo domani testerò lui. Sapete che cos'è? Adoro. Questo è della Glaze ed è un balsamo che promette di colorare i capelli per una durata di colore, riflesso e lucidità e morbidezza, così dicono, fino a 10 giorni. Io ho scelto la tonalità Sleek Espresso che promette di dare ai capelli castani un tono ricco, profondo e fino a 10 lavaggi. È un balsamo che si applica sui capelli asciutti, 10 minuti usando i guanti. Io non li ho, voglio vedere che cosa succede. No, magari no, perché se domani devo girare mi fanculizzo, diciamo, le mani e non va bene. E niente, è della Glaze ed è appunto questo un balsamo che dovrebbe dare un colore, un riflesso ai capelli. Vedremo se colorerà anche questi capelli bianchi. Voi cosa dite? Io non lo so, oggi penso proprio che proverò lui. Proverò Glaze. Nel frattempo io cerco di bere acqua più possibile perché non voglio postumi e ti do riposarmi un po'. Eventually. Ho deciso che andrò a mangiare qualcosina, mi sono vestita così. C'è un sole della Madonna, ho messo un sacco di crema, mi porto il mio cappello. Napoli, sto arrivando. Alla fine ho trovato questo posto dove ero già venuta a mangiare ieri, si mangia molto bene, servizio eccellente, qualità del cibo ottima, anche la pasta perfetta fatta in casa al dente ed è al ristorante di Napoli San Carlo 17, proprio di fronte al Teatro San Carlo. Staff super friendly, pizza fantastica. No, dovete venire se venite a Napoli perché a parte la posizione perfetta centrale, fuori dalla finestra si vede anche il castello, non vorrei dire una cosa, Angioino. Boh, vabbè. E vi faccio vedere, vi faccio vedere. Beh, che dire? Questo scialatielli con gli scampi, Vogliamo parlarne? E questa focaccia appena sfornata? Assaggiamo.
Non potete capire. Very good. Oh my gosh. Buonissimi. Buonissimi, buonissimi. Anche la focaccia, bella morbida, calda. No, guardate. Lo scialatiello al dente. Il gusto del mare si sente. Ottimo, ottimo, ottimo. Veramente. E ovviamente non poteva mancare l'immancabile peperoncino che ho già messo. Ma guardate che bontà, lo scampo, la melanzana, il pomodorino, l'olio. No, vabbè, troppo buono. Sono tornata adesso in camera, sono stravolta perché ho mangiato, poi mi sono fatta un bel giro. E adesso sto controllando l'email perché mi sono arrivate delle email importanti dovute a provini, cose così. Mamma mia, sono morta. 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 Che carino il dito così. Proprio un video di qualità di quelle eccellenti. Poi esco ancora, eh. Esco però, me ne sto in casa. Much later. Mi sono resa conto che voglio fare delle riprese del mare prima che diventa buio. Che oggi ho fatto mille cose e non sono riuscita a andare a vedere il mare. Ieri sì, ma era notte. Adesso che c'è ancora un po' di luce voglio andare perché sicuramente merita. L'ho trovato, ce l'ho fatta. Dopo mille avventure ho trovato il mare, ragazzi. Ho trovato il mare finalmente. È bellissimo. Ma vi faccio vedere. Ho trovato questo posto che è bellissimo e non posso che guardare questo mare stupendo, cristallino e per una come me che non lo vede mai è bellissimo. Voi non mi crederete mai se vi faccio vedere qualcosa. Che bella vista. Guardate che bello. Che bello. Tiè! Ci vediamo il 28 su Amazon Prime Video, gente. Io ci sono, e voi? Tomorrow. Tazzuiella dai caffè. E ieri appunto stavo camminando e poi ho visto i poster giganti di Bang Bang Baby e ho detto mamma mia, cioè, ci sono proprio rimasta. Tra l'altro sto vedendo il riflesso della luce sulla mia piccola fronte e mi sono ricordata che non ho messo la crema solare. No, no, no. Ma non è luce diretta, è luce riflessa, però fa niente, dai. Sto cercando di curare la mia eliofobia, la mia paura del sole e niente. Vediamo oggi che cosa accadrà, non lo so. Ciao, ciao, a più tardi. Amiche e amici, purtroppo questo video vlog termina così. Non avevo previsto una fine così repentina, ma quel giorno, poco dopo il mio caffè, ricevetti una chiamata. Una di quelle chiamate che sconvolgono la vita e che la cambiano. E infatti la mia vita è cambiata per sempre dopo quella chiamata. Quel giorno ero talmente scossa e sconvolta che non sono riuscita a documentare, a filmare, a farvi vedere le bellezze che Napoli può offrire o la vita del set.
Il 2022 è stato per me un anno veramente difficile, un anno di grandi sfide, di grandi prove, vorrei dire di traguardi, ma in realtà è stato l'anno dove ho visto la mia vita sgretolarsi completamente, ho visto tutti i sacrifici di una vita intera rompersi e cadere in mille pezzi. Ho dovuto ricominciare da zero, ho perso la casa, ho perso il lavoro, ho perso la mia città, mi sono trovata confusa e dopo quella chiamata la mia vita non è più stata la stessa. Ho aspettato a pubblicare questo videovlog, o meglio, questi pezzi che ho cercato di mettere assieme a mo' di video, perché comunque erano dei bei momenti che volevo condividere con voi. E mi dispiace che questo vlog non sia finito, che non sia completo, che non abbia potuto mostrarvi le bellezze della città, che sono tantissime. Napoli mi ha accolta come se fossi una sua figlia. Dal momento che sono scesa da quell'aereo, mi sono sentita a casa. E quindi voglio dire grazie a Napoli e alle persone che ho incontrato in quei 3 giorni. Davvero. A chiunque sta guardando questo video e lo ha guardato fino alla fine, auguro un 2023 pieno di felicità, salute, abbondanza, successi, traguardi, un anno ricco di vita, di avventure, di scoperte, un anno pieno di felicità. Ve lo meritate tutti, cari amici che mi seguite. Se questo video vi è piaciuto, per favore mettete un pollice in su. Iscrivetevi al mio canale, attivate le notifiche e seguitemi anche su Facebook, su Instagram e su TikTok sotto il nome di Cristina Andrea Rosamiglia. Grazie e a presto.